I diffusori Bowers & Wilkins 703 S3 sono una delle ultime novità che lo storico marchio britannico ha portato sul mercato. In questo video vi vogliamo parlare dei cambiamenti che sono stati apportati e delle impressioni che abbiamo maturato a seguito di diverse prove di ascolto. La terza generazione di diffusori 703 apporta diversi cambiamenti rispetto alla generazione precedente. Alcuni si notano immediatamente ad occhio. Abbiamo infatti l'iconico Twitter on top che è montato sopra il cabinet, quindi esternamente, in modo da risultare completamente disaccoppiato. Sui 703 di seconda generazione il Twitter era all'interno del cabinet, si trovava appunto sopra il midrange. Qui invece abbiamo il Twitter on top, è collocato all'interno di un unico blocco di alluminio ed è ancorato al cabinet in soli due punti. In questo modo risulta disaccoppiato meccanicamente dal resto del diffusore e questo porta a diversi vantaggi. Bowers & Wilkins lo definisce un Twitter on top solid body. Rispetto alle precedenti incarnazioni del Twitter on top, qui troviamo una forma più allungata e anche un caricamento diverso che serve a riprodurre con ancora maggiore efficienza le alte frequenze. La seconda differenza che salta all'occhio è invece il plinto, cioè la struttura che troviamo in fondo al diffusore, a base rettangolare che va a rinforzare la base e a dare più stabilità e rigidità a tutto il diffusore. Ci sono poi altri particolari molto meno evidenti, quali ad esempio una riduzione in termini di larghezza dei diffusori. Dalla generazione S2 alla terza, cioè la S3, siamo passati da 200 a 192 mm. Abbiamo anche un deflettore frontale leggermente curvo, che serve a migliorare la resa sonora, e tutte queste caratteristiche sommate permettono a Bowers & Wilkins di descrivere le 703 S3 come diffusori capaci di sparire acusticamente, cioè di risultare praticamente trasparenti rispetto alla musica che riproducono. La configurazione degli 703 S3 è a tre vie: oltre al Twitter on top da 25 mm, abbiamo un midrange da 150 mm e due woofer da 165 mm ognuno. Il midrange è derivato dalla serie Diamond 800, è infatti realizzato con cono continuum, che è un materiale, è stato appunto utilizzato per la prima volta sulla serie 800 Diamond, che va a sostituire il precedente Kevlar. Al cono continuum è abbinato un sistema FST, che è l'acronimo di Fixed Suspension Transducer, ed è un anello in polimero che serve a migliorare la risposta ai transienti. Dalla serie Diamond 800 viene ripresa anche la sospensione biomimetica, che altro non è che un centratore più rigido e leggero che, operando insieme a tutte le altre tecnologie che abbiamo menzionato, riduce il rumore indesiderato e migliora quindi soprattutto la trasparenza sulle basse frequenze. A completare la configurazione a tre vie sono i due woofer aerofoil, che sono costruiti con un sandwich di materiali a spessore variabile che servono a incrementare la rigidità e a ridurre le distorsioni sulle basse frequenze. I 703 S3 dispongono di un accordo reflex posteriore e dichiarano una impedenza nominale di 8 ohm e una sensibilità di 90 decibel. La qualità costruttiva di diffusore è ottima, le finiture sono molto ben curate, ci sono anche particolari più ricercati, come ad esempio le griglie che sono ad attacco magnetico, quindi si possono rimuovere molto facilmente. Come potete vedere, gli esemplari che abbiamo qui sono nella finitura nero laccato, ma esiste anche il bianco satinato e il mocha. Abbiamo ascoltato questi diffusori con varie elettroniche. Tra le tante che abbiamo utilizzato c'è il NAD C3050LE e anche il Model 40N. Di questi abbiamo realizzato dei video dedicati, vi lasciamo il link in descrizione. Durante i nostri ascolti abbiamo notato che la nuova configurazione del Twitter, come abbiamo detto è il Twitter on top, ha dato effettivi benefici al suono riprodotto dalle 703 S3. La posizione del Twitter ha permesso di eliminare tutte le interferenze date dal deflettore frontale, abbiamo quindi un suono più aperto e una scena che risulta quindi ariosa e ampia. In generale si apprezza un ottimo equilibrio che non si limita alle alte frequenze, ma si estende anche ai midi, sia nella riproduzione delle voci sia nella riproduzione degli strumenti. I bassi intervengono con puntualità, non sono eccessivi e garantiscono quindi un ascolto piacevole anche durante sessioni piuttosto prolungate. Non c'è quindi mai un affaticamento, anche quando si ascoltano questi diffusori per ore. I diffusori 703 S3 riescono quindi a riprodurre con efficacia la collocazione degli strumenti all'interno dell'ambiente di ascolto senza alterare in qualche modo la registrazione, quindi senza fornire colorazioni al suono e mantenendo quindi un ottimo equilibrio e anche un buonissimo livello di dettaglio. Le dichiarazioni di Bowers & Wilkins risultano quindi piuttosto fedeli a quanto abbiamo verificato con le nostre orecchie, sono diffusori che tendono a essere piuttosto trasparenti nel riprodurre la musica, non colorano, non vanno ad alterare e hanno un ottimo equilibrio generale.
Per quanto riguarda l'abbinamento con i vari amplificatori, i 703 S3 non sono diffusori particolarmente difficili o ostici da pilotare, però va tenuto presente che l'impedenza nominale minima è di 3,1 ohm, quindi diciamo che comunque abbinare un amplificatore con una buona riserva di potenza può aiutare soprattutto se si ascolta a dei livelli di volume superiori alla media. In questo caso il suono sicuramente ne guadagna e risulta anche più piacevole, soprattutto nelle sessioni più prolungate. Bene, speriamo che questa panoramica sui diffusori 703 S3 vi sia piaciuta. Nel caso, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare la campanella delle notifiche. Un saluto e alla prossima!